abbiamo parlato oggi di 5.000 imprese ad elevato potenziale PMI. Come faremo in modo che i capitali disponibili arrivino veramente a queste imprese per aiutarle a crescere? Ma innanzitutto bravi per la ricerca, bravi per aver segmentato questa categoria. 5.000 aziende col turbo sono effettivamente un potenziale per l'Italia di grandissimo interesse. Giusta la domanda, adesso com'è che facciamo a farle diventare quello che potrebbero diventare? Qui c'è un ruolo per gli imprenditori, cioè le famiglie che devono avere la disponibilità a fare il salto in avanti e quindi ad accettare di essere aziende aperte anche dal punto di vista della governance, e molti lo sono. C'è un ruolo per gli intermediari finanziari, prima di tutto per le banche, per far sì che siano ponte verso questo rafforzamento che poi deve diventare anche di capitale. E poi c'è un ruolo vostro, cioè il fatto che voi le avete individuate. Adesso, prossimo passo, cioè tiriamole giù nome per nome e andiamo a vedere per ciascuna che cosa anche voi potete fare da ponte tra mercato e queste aziende. Okay. Quale sarà il ruolo di SPACs e i limiti in questa partita? Quindi solo restructuring di imprese o anche emissioni di capitali, quindi investment sulle imprese ad alto potenziale? Allora, noi abbiamo fatto un'altra segmentazione, voi avete fatto quelle delle aziende col turbo, noi abbiamo fatto la segmentazione delle aziende che hanno un potenziale inespresso e non sono quelle col turbo dove va tutto bene, sono quelle che o perché hanno il basso rating, o perché sono in difficoltà finanziaria, o perché hanno avuto dei problemi, o perché comunque non si sono ancora espresse, hanno bisogno di qualcuno un po' più coraggioso delle banche tradizionali per aiutarli a fare il rilancio, la ristrutturazione secondo i casi. Si tratta di aziende non necessariamente da ristrutturare, magari semplicemente da far crescere e quindi dove mettere il capitale o per le acquisizioni o per l'espansione internazionale. Ci sono molte aziende che invece hanno problemi o finanziari o industriali da mettere a da aggiustare e noi vorremmo concentrarci lì. Come? Portando sia credito, accompagnando eventuali investitori, ma nella fase soprattutto di disegno del che fare, portando competenza di ristrutturazione industriale, legale, immobiliare, in modo tale che questi imprenditori abbiano non solo l'appoggio bancario tradizionale, ma siano accompagnati nel loro risanamento e rilancio. Molto importante l'aspetto di conoscenza dei singoli settori. Abbiamo inventato questo ruolo interno dei tutor, che sono manager di successo dei vari settori, che ci aiutano a individuare i casi più interessanti, poi li accompagnano e poi partecipano al risultato del lavoro che faremo insieme. Quindi, insomma, è un'altra segmentazione tipo CERVED, un po' più complicata, perché avere a che fare con queste aziende è un po' più complicata che lavorare con le superstar. Nello stesso tempo c'è un po' meno concorrenza perché in questo campo non sono tantissimi quelli che se ne occupano. Grazie.